il lavoro dell'anestesista oggi? Gli anestesisti sono in gran parte donne. Per quali motivi? Che professionalità hanno? Lucia, Delia, Paola, un ruolo spesso dietro le quinte, eppure nelle loro mani affidata la vita di tanti pazienti. Il loro sguardo, costante e vigile, non li abbandona mai. Molti ignorano che gli anestesisti si occupano di tenere in vita i pazienti durante gli interventi chirurgici, che non sono più sempre interventi banali, elementari, ma sono interventi molto complessi, e anche nel post-operatorio e quindi nella gestione di persone che non sono in grado di gestire bene le loro funzioni vitali. L'anestesista rianimatore segue il paziente dalla visita preanestesiologica fino al risveglio e da quando il paziente va in reparto. È come un pilota d'aereo che cura il decollo fino all'atterraggio. Un ruolo molto femminile che prende tutta la responsabilità di una situazione chirurgica dove l'eroe è il chirurgo, e rimane infatti un ruolo prettamente maschile a mio avviso, mentre la donna anestesista è quella che si carica con quel peso e rispecchia esattamente quello che la donna fa, secondo me, anche nella vita. Come va? Stanno già operando, eh? Non avete sentito niente? No. Benissimo. Prendersi cura del paziente, proprio come una madre, un angelo custode che veglia e segue costantemente il malato affinché tutto vada nel verso giusto. Forse questo è il motivo per cui tante donne scelgono proprio questo mestiere. Le donne che lavorano in questa disciplina di anestesia e rianimazione oggi sono il 50% del totale in Italia. Domani, parlo di fra 5-6 anni, considerando le colleghe che si sono iscritte alla scuola di specializzazione, che sono grosso modo su 20 almeno 15, arriveremo al 70%. Delia da 20 anni lavora qui all'ospedale Cardarelli di Napoli, sala operatoria, terapia del dolore, rianimazione, ogni giorno una nuova emergenza, turni notturni, festivi e una famiglia a casa da portare avanti. Lei è mamma? Sì, ho 4 figli. È possibile conciliare il ruolo di mamma con quello di anestesista? È difficile? È possibile, senz'altro, richiede una grande capacità organizzativa, ma credo che tutte le donne hanno, oltre la capacità, anche la tenacia, e quindi sì.